Cioè, qua con video oggi vi faccio vedere un'altra ricetta di cucina. È una, diciamo, simile ricetta di cucina perché però per la prima volta il pesto fatto in casa è un pesto di basilico che però diciamo non è proprio un pesto perché l'ho un po' rivisitato e essendo la prima volta non sapevo bene come doveva venire. Come sapete quest'anno mi sono data all'agricoltura e ho fatto un piccolo orto nei vasi fuori casa mia. Vi metto il link nelle colpaline qui sotto in info box tutti quanti i video relativi. E sono riuscita finalmente a far durare per tutta quanta l'estate il basilico. Ho trovato un piccolo trucchetto per appunto non farlo morire, cosa che per me era veramente impossibile perché dopo circa un mese mi moriva sempre. È una sciocchezza che però mi sta facendo durare tantissimo il basilico. Poi inoltre la mia vicina di casa mi ha regalato anche la sua piantina, quindi mi ritrovo con due piantine di basilico e il segreto è quello di doverlo potare ogni tot di tempo, quando appunto troviamo le foglie che sono troppo grandi, dobbiamo andare a togliere appunto le foglie grandi e lasciare così soltanto quelle piccole, che in questo modo cresceranno con la luce e molto più vigorose. Mentre se le lasciate, quelle foglie sotto si diventeranno sempre più gialle e alla fine la piantina morirà. Quindi quando vado a fare questa potatura mi trovo con tantissimo basilico, che non so mai cosa farci. All'inizio lo sminuzzavo e lo andavo a congelare per utilizzarlo in cucina, ma adesso ho davvero tantissimi vasetti e non so proprio più che farci, quindi ho deciso di provare a fare il pesto. Per quanto riguarda la potatura, se vi può interessare, vi farò magari un altro video a parte, dove vi faccio vedere come faccio appunto io la potatura del mio basilico, mentre oggi vi faccio vedere questa ricetta velocissima di questo pesto fatto in casa a modo mio. Quindi dobbiamo avere tutte quante le nostre foglioline di basilico, nel mio caso vi ripeto ho soltanto foglioline perché non sono andata a prendere tutto quanto il rametto, mentre se voi dovete andare a comprarlo, comunque avete tutto quanto il rametto, potete appunto prendere tutta la parte sommitale del basilico, nel mio caso sono solo foglie, e servirà circa 150 g di basilico fresco. Questa ricetta è per circa 250 g di pesto, quindi andiamo a prendere 150 g di basilico. Io sono andata a lavare per bene e farlo asciugare all'interno di un canovaccio, lo vado a stendere tutto quanto sul canovaccio, questo l'ho fatto il giorno prima, in questo modo si asciugherà per bene perché non deve essere per nulla bagnato. Quindi basilico lavato, asciugato, sono andata poi a togliere anche tutti quanti i pezzettini di rametti, ho visto alcune ricette dove mettono all'interno tutto quanto, compreso i rametti, invece io ho tolto completamente tutti quanti i rami delle foglioline. Quindi vado a metterlo all'interno di un robot da cucina, un mixer con le lame. Poi serviranno 80 ml di olio d'oliva che sono andata a mettere una mezz'ora in frigo per farlo diventare freddo, in questo modo il basilico dovrebbe venire più verde. Quindi vado a metterlo all'interno del mixer insieme al basilico. Poi vado ad aggiungere un pizzico di sale, i pinoli. E se lo volete un pochino d'aglio. Io non ho messo l'aglio perché dovevo andarlo a mangiare la sera e sapevo, so che appunto mi rimane pesante, infatti solitamente io compro basilico senza aglio, però devo dire la verità che secondo me mancava proprio un pizzico di aglio in questa ricetta, quindi vi consiglio di metterlo magari davvero pochissimo. Infatti sicuramente io lo rifarò per mangiarlo a pranzo e metterò comunque una puntina di aglio. E adesso andiamo a frullarlo, però dovete fare ad intermittenza, in questo modo il basilico non si scalderà e rimarrà più verde. Andiamo poi ad aggiungere il formaggio grattugiato, e sono 40 g di formaggio, e continuiamo a frullare. Nel mio caso il pesto è rimasto un po' più grossolano, ma devo dire che non mi è dispiaciuto, forse avrei dovuto frullarlo un po' di più per farlo ancora più cremoso. Sono andata poi a cuocere la pasta in acqua bollente salata e sono andata a condirla con il pesto. Una cosa che ci siamo dimenticati di mia madre, una cosa che facciamo sempre, è quella di mettere delle pezzettine di patate bollita, che troviamo che ci sta benissimo con la pasta al pesto, però in questo caso ci eravamo proprio scordate, infatti penso che anche quella avrebbe dato un tocco in più. Ovviamente possiamo andare ad aggiungere anche qualche altro pinolo. E questo qui è il risultato della pasta finita, comunque sì, era davvero buonissima. E adesso che so che è così semplice realizzarla in casa, la farò sicuramente più spesso. Fatemi sapere questo qui se avete domande e se voi avete fatto pesto a caso, se le fate spesso. Un grosso bacio e alla prossima, ciao!